Informatica ha applicazioni un po' in tutti i campi. In questo evento ho parlato sia di human computer interaction, quindi l'interazione uomo-macchina, l'uomo che può interagire con le macchine in maniera smooth, in maniera naturale, in maniera anche con i robot, in una maniera più spontanea. Oppure ho parlato anche di sistemi di, in real time che possono interagire in quegli sistemi che vengono detti cyberfisici, sistemi che hanno dei vincoli temporali molto forti e che però devono permettere a tutti i robot, a tutti la tecnologia di essere controllata molto velocemente, in maniera praticamente trasparente, con dei sistemi di controllo automatico. E il mio gruppo di ricerca invece è il gruppo di machine learning e data mining, che si occupa di estrarre conoscenza da grossi volumi di dati. Oggi si parla tanto dei big data, tutti noi con i dispositivi mobili lasciamo tracce di noi ovunque, e quindi si tratta di acquisire queste informazioni e integrarle in una forma di sensor fusion, fondendo molte informazioni in un'unica rappresentazione. E nell'ambito dell'aerospazio abbiamo usato questa tecnologia anche per realizzare delle mappe aggiornate che potessero servire per la pianificazione delle missioni spaziali. E altri miei colleghi invece si occupano del controllo di veicoli senza pilota, che possono essere sia i rover su Marte, e quindi dei piccoli robottini che vanno ad esplorare un ambiente ostile, come per esempio degli aerei senza pilota, per permettere agli aerei di monitorare il territorio anche in condizioni critiche, per esempio in presenza di alluvioni o in situazioni ostili.